Ciao bambini, ben ritrovati per una nuova lezione di Notem Pam Pam. Siete pronti per salutarci? Mi raccomando, ricordatevi di rispondermi alla canzoncina dei saluti. Pam pam. Yarararam pam para, yarararam pam pam. Yam parara, yam parararam pam pam, yam parara, yam pararam pam pam. Ciao bambini. Ciao mamma. Ciao papà. Pam pam. Yarararam pam para. Yarararam pam pam. Yam parara. Yam parararam pam pam. Yam parara. Yam pararam pam pam. Ciao maestra Anna. Ciao musica. Ciao a tutti. Pam pam. Yarararam pam para. Yarararam pam pam. Yam parara. Yam parararam pam pam. Yam parara. Yam pararam pam pam. Pam pam pam. Sai che il nostro primo strumento musicale è proprio il nostro corpo? Possiamo suonare infatti le mani. Possiamo suonare anche i piedi. Possiamo suonare anche le nostre guanciotte. Ed anche le nostre gambe. E abbiamo un tamburo straordinario, il nostro petto. Il nostro corpo è la prima straordinaria orchestra musicale. Suonare con il nostro corpo in musica si chiama body percussion. La body percussion è la capacità di suonare con tutto il nostro corpo, seguendo il ritmo. Iniziamo a suonare il nostro corpo con una canzoncina che avete già ascoltato nella precedente lezione. Siete pronti? Pam pam parararam pa, pararam pararam pa, pam pam. Adesso inseriamo delle parole cantate. Siete pronti? Pronti! Via! Il mio cappello a tre punte, a tre punte il mio cappello. E se non avesse tre punte, non sarebbe il mio cappello. Pam pam! Adesso rendiamo il nostro gioco musicale sempre più complesso. Togliamo la parola punte, così possiamo ascoltare il suono del nostro corpo. Siete pronti? Pronti! Via! Il mio cappello a tre, a tre, il mio cappello. E se non avesse tre, non sarebbe il mio cappello, pam pam. Adesso, poiché siete bravissimi, rendiamo il nostro gioco musicale sempre più complesso. Eliminiamo la parola punte e cappello. Pronti, via! Il mio a tre, a tre, il mio
tre, non sarebbe il mio. Pam pam. Bravissimi, continuate a mantenere nella vostra mente la melodia e a utilizzare il vostro corpo come strumento. Riproviamoci. Togliamo la parola ponte e cappello. Pronti? Via! Il mio a tre, il mio. E se non avesse tre, non sarebbe il mio. Pam pam. Ci siete riusciti? Sicuramente sì. Voglio presentarvi due strumenti. Uno è piccino, come un bimbo, ed è l'ukulele. L'ukulele ha 4 corde. E poi c'è la sua mamma, più grande, ed è la chitarra. La chitarra ha 6 corde. Adesso vi suonerò uno stesso brano per percepire i suoni differenti dell'ukulele e della chitarra. Buon ascolto! Ciao bambini, oggi mi è venuto a trovare il mio amico Doremi ed è venuto tutto mascherato con una bellissima maschera dei supereroi. Guardate qui! Ciao Doremi, saluta tutti i tuoi amici. Ciao ciao, guardate com'è bella questa mascherina e sapete, con la mascherina si può anche cantare. Grazie per le carezze, Doremi. È così bella e ci protegge che ho deciso di comprarla anch'io. Guardate un po'. Pam pam. Pam pararam pam para, yam parararam pam pam, yam pararam pam para. Pam pararara, pam pam, pam pararam pam para, pam pararara, pam pam, pam pararam pam para, pam pararara, pam pam.
ricordati che con la mascherina puoi cantare tutte le canzoncine che ti piacciono. Perché la mascherina ci protegge ed è la nostra amica. Grazie bambini per aver condiviso con me i vostri momenti musicali. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima lezione. Ciao dalla maestra. Pam pam. Pararam 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 para. Para. La musica è finita, presto ricomincerà. Musica, musica.